Pronto? Ciao, sono Danilo. Ciao Un Danilo, ciao, saluto ciao. anche all'ospite in studio. Ciao. Senti, io vorrei sapere la vostra opinione su quella che secondo me è la problematica che ci attanaglia sempre da tifosi del Sì. Bari e anche questi ultimi frangenti poi ci Sì. riportano sempre alla solita riflessione. La mia riflessione è questa: ma quanto effettivamente noi come tifosi, come soggetti, insomma, interessati alle sorti del calcio a Bari, abbiamo la possibilità di essere sentiti, coinvolti, di partecipare effettivamente alle sorti di quella che è la società sportiva della AS Bari? Io vi sottopongo questa mia riflessione che risale allo scorso anno. Sì. Lo scorso anno, in un momento molto significativo per la città, che fu quello poi della Sì. promozione fatta in quella maniera da Conte, chiaramente con la voglia di vincere Sì, affermata però su tutti i chiudere il concetto, campi. mi raccomando, a stringere il Sì, concetto, perché molto, siamo. molto. La cosa che mi colpì negativamente fu il fatto che in quel momento importante per la città di Bari, quella che sarebbe dovuta essere un'occasione di celebrazione della città, con salita dei giocatori sul municipio e momento di condivisione dell'intera cittadinanza, in realtà vide il sindaco di tutti quanti noi rincorrere il pullman della squadra sotto il comune. E mi sembra che quella situazione evidenzi parecchio di quella che è la distanza da quello che noi tutti quanti auspicheremmo, di un maggior coinvolgimento probabilmente delle realtà territoriali, di una maggior coesione di tutti quanti per i sorti della squadra. E secondo me, se non si riesce a comprendere bene come noi possiamo Certo. coagularci, al di là di una gestione ovviamente Sì. imprenditoriale che è tutta della famiglia Matarrese, non usciremo mai da questa impasse, ed è Grazie, questo che risale. grazie per il tuo intervento molto articolato. Io e Antonino ci riserviamo una risposta. Prima però c'è la pausa pubblicitaria, tra poco. Insieme col Biancherosso TV Sport e con Antonello Raimondo. Allora dobbiamo dare una risposta al nostro amico da casa che parlava, insomma, di quanto possa essere importante una simbiosi, no, fra società, città, istituzioni, cosa che forse manca in questa piazza. Io penso innanzitutto una cosa, che il rispetto dei ruoli. Il tifoso è giusto che faccia il tifoso e deve fare solo il tifoso. E la società deve fare ovviamente il suo. Sul fatto della simbiosi, purtroppo spesso la squadra è diventata oggetto di appetiti o pruriti politici, quindi la squadra si è trovata in mezzo a interessi di varia natura. Credo che l'amico da casa faccia riferimento al fatto, credo, che durante i festeggiamenti per la Serie A, insomma, c'era un po' di tensione tra i vertici del Bari e il sindaco. Però sono cose che, come spesso tu dici anche da Telebari, insomma, devono non interessarci, perché insomma, noi parliamo di calcio e di quello ci Certo, vogliamo occupare. certo. Il fatto che la tifoseria possa avere un suo ruolo importante, io penso di sì. L'importante è non credere che i tifosi possano più di quello che sarebbe invece lecito sperare. Ma il tema di oggi è Angelozzi sì, Angelozzi no. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Gino da Ciao Nicastro, un Gino. saluto ad Antonello. Ciao Ciao. Gino. Senti Enzo, io ho una mia filosofia personale, io non mi agito per quello che potrebbe succedere o non potrebbe succedere, io aspetto gli eventi tranquillamente e comodamente. Poi mi voglio riferire a tutti quelli che hanno telefonato anche stamattina dicendo che il prossimo anno non faranno più l'abbonamento. Beh, la stessa coerenza però devono averla non andando a comprare i biglietti in coda quando saranno ospiti dello Stadio San Nicola squadre come Juve, Milan, Inter, Roma e via. Ciao. Grazie, grazie per il tuo intervento 080 501 9998 per le vostre telefonate. L'ho letto anche su un giornale che, come dire, Angelozzi era stato addirittura sconsigliato da persone. Sì, pare Ho che letto bene, eh. sia stato sconsigliato da Regalia e Fascetti, però io penso che il Bari abbia tutte le carte in regola per decidere in autonomia, come stamattina credo abbia scritto giustamente l'amico e collega Franco Cirici. È molto importante il feeling che deve esserci tra allenatore e direttore sportivo, e mi pare che da questo punto di vista Ventura sia stato molto chiaro. Con l'Angelozzi evidentemente questo feeling c'è, quindi penso che sia un ottimo punto di ripartenza. Riguardo il fatto di fare no, l'abbonamento, io credo che noi dobbiamo un po' attenerci ai fatti. Io sapete che in passato, quando c'è stata occasione, ne abbiamo avute fin troppe, di criticare l'operato societario, lo abbiamo fatto. Noi che siamo addetti ai lavori non possiamo ragionare con la testa del tifoso. Io dico che dobbiamo guardare quello che è stato. Quando le cose vengono fatte per bene, questi 2 anni le cose, diciamo, il campo ha detto che
le cose sono state fatte per bene, dobbiamo prenderne atto. E certamente non possiamo essere preconcetti, cioè dire ma tanto andranno male, altrimenti un giorno magari ci ritroveremo a festeggiare uno scudetto, ovviamente la mia è una provocazione, e staremo sempre lì a dire però sicuramente Matarrese tra un anno andiamo in Serie B. Dobbiamo attenerci a quello che è il Certo. presente. Credo che in questi 2 anni il Bari abbia fatto dei passi in avanti nella gestione della squadra. Questo non vuol dire che ne farà altri, è probabile che ne faccia anche altri qualcuno indietro, e saremo pronti lì, come sempre, a certificarli. Però ora, io dico, diamo un pizzico di fiducia. L'anno scorso, io ricordo, ero fra quelli che dicevo che il Bari era una scommessa per come si presentava in estate. Ho subito valanghe di critiche perché non avevo fiducia in questo gruppo. E quindi non vedo perché oggi, con 50 punti fatti in Serie A, non dobbiamo guardare avanti al progetto con fiducia, affidandoci in Ventura e quello che sarà il nuovo direttore sportivo. Dovessero sbagliare, lo dico per l'ennesima volta, è chiaro che saremo qui a certificarlo. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Paolo da Bari. Ciao Paolo, Saluto il ciao, signor ciao, Antonelli. ciao. Paolo. Ma niente, Enzo, solo una cosa, perché qui siamo. Il vittimismo è vero. Chi pro è a favore della società, Sì. chi non. Cioè, solo una cosa, io leggo solo una cosa. Il Catania, Mihajlovic ha fatto quel grosso campionato, ha salvato il Catania. Non è che il Catania ha ringraziato Mihajlovic, lo sta dando addosso. E di noi non parla nessuno. Che poi per Ernesto se n'è andato, quella se n'è andata, si dà sempre la colpa all'altro. Noi vogliamo sentire solo la società, non gli altri che parlano per la società. Grazie. Grazie, grazie per il tuo intervento. Va bene. Purtroppo 080 501 però qui998, sì. torniamo alla vecchia accusa. Il problema del Bari che comunica poco è che evidentemente finisce per prendersi anche colpe che magari non ha. Tu ieri facevi accenno al discorso di Perinetti, del mancato invito alla festa, diciamo, di saluto dell'anno, e sono convinto che se sentissimo l'opinione del club magari avrebbero delle cose una loro verità da raccontare. Decidono di non farlo, è una decisione che va rispettata, però questo ovviamente comporta il fatto che il 95% della pubblica opinione va sempre dalla parte, diciamo, non contraria alla famiglia Matarese, che sono convinto, ripeto, parlasse, avrebbe magari qualche ragione da Più esprimere e consenso, sì. Certo, finirebbe col forse tranquillizzare anche qualcuno un po' troppo preoccupato del futuro. c'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Marco, Ciao Marco, ciao. 55, Ciao, saluto ciao. Antonello. Ciao. Io sono schierato sugli attendisti, diciamo, perché effettivamente con quello che si legge, poi volevo dire, anche in merito alle notizie dei giornali sportivi che riguardano anche Almiron, Sì. addirittura la Juventus lo vorrebbe tenere. E io dico che certe accuse non dipendono solo dal Bari, o da Perinetti o dal socio di Perinetti, Vabbè, sono anche le certo. società Vabbè. proprietarie Se di la Cat. Juventus si Quindi, vuole tenere Almirón, te ne fai la appunto, ragione, purtroppo, certo, dicevo, non pazienza, ne però possiamo fare una se colpa. Almirón torna alla Juventus per poi andare in un club che non sia No, uno dei quello top club, ti fa no. No, rabbia, non dimentichiamo sì. che il Bari nel passato ha perso giocatori come Ingson, Protti e compagnia bella che poi non sono andati a giocare nella Juventus, ma sono andati a giocare, non so, Nel nel Bologna, Bologna, Tovalieri in Atalanta addirittura, correggimi se sbaglio. sì. Insomma, quello fa molta rabbia, questo, quello Certo. non si capisce. Se poi Almirón va a giocare alla Juventus, oh, te ne fai una ragione, è stato Certo. bellissimo disporre di un giocatore di quel tipo per un campionato, amen. Però se Almirón poi deve andare alla Juventus per essere girato, non so, a qualsiasi altra società di medio basso livello, francamente a quel punto ci sarebbe molto da discutere. Grazie comunque per il tuo intervento. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. Almirón e Barreto, situazione bloccata per entrambi perché non solo il Bari deve scegliere il direttore sportivo, ma dall'altra parte, Sono cioè cambiati Juventus i e management, sì. Udinese, sono Hanno cambiato cambiati i direttore dirigenti. sportivo e dirigente, quindi è tutto Quindi è come se insomma, si fosse riparte da tutto da zero. rifare, Si riparte insomma, da eh? zero, Beh, non è sicuramente. incoraggiante questo aspetto, eh?